E la carne? Troppo buona. E gli hamburger? Buonissimi. E la musica? Rigorosamente dal vivo. E la birra? Da volar via. Beer Pub, mangi, bevi e ti diverti, a Torricella Verzate in via Emilia 2. Non solo fuochi d'artificio, tra i vari tagli attuati dal commissario Pomponio per risanare le casse del comune, anche il servizio di pre e post scuola che già lo scorso anno era finito al centro delle polemiche a causa di una cattiva gestione da parte della giunta Barbieri. Per questo motivo Partito Democratico e Italia del Rispetto sono scesi in piazza. 250 famiglie che approfittavano di questo servizio che veniva messo a disposizione dal comune e che adesso non è più a disposizione. Partito Democratico, siamo in Piazza Duomo a Voghera, siete qui proprio per sensibilizzare sul tema. Qual è la vostra posizione specifica? La nostra posizione specifica è che anche per il 2016-2017 l'amministrazione comunale deve, magari con forme diverse, un'organizzazione più attenta, erogare il servizio di preposcuola alle famiglie che lo richiedono. La posizione del commissario ha due elementi di partenza. Il primo, una decisione assunta con lettera dell'allora assessore alla partita e comunicata ai dirigenti d'istituto che nel 2016 non ci sarebbe più stato il servizio, che avrebbero dovuto svolgerlo da solo, al massimo con un contributo dell'amministrazione comunale, a seguito della disdetta da parte dell'università per i disservizi che erano successi, che conosciamo bene, nel 2015. Il commissario persegue questa linea di condotta. Noi abbiamo invece un'opinione diversa. Il perimetro dei servizi sociali che l'amministrazione comunale di Voghera deve erogare li ha decisi la cittadinanza ormai da 15-20 anni, credo. Ogni comune ha il suo perimetro, ha il suo ambito. Alcuni comuni il verde pubblico lo fanno direttamente, altri lo appaltano, la gestione calori a calore qualcuno qualche comune l'appalta, qualcuno lo fa direttamente. Quindi non ci sono tipologie standard di servizi sociali gestiti dall'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale sceglie in funzione del portato dei suoi elettori di svolgere o di non svolgere i servizi di base. Noi riteniamo che questo servizio di base, che ormai è qui da 20 anni, debba essere riconfermato. Quindi quale proposta fate al commissario prefettizio? Abbiamo lavorato insieme ai rappresentanti d'istituto, ci siamo visti la scorsa settimana con loro e con l'ex sindaco Barbieri e abbiamo definito una possibile piattaforma da verificare, ovviamente, che vede da una parte i genitori valutare la possibilità di aumentare la loro quota di partecipazione ai costi. Oggi mensilmente il post scuola costa 12 euro e il prescuola costa 12 euro, quindi 24 euro in assoluto. Ritengono che ci possano essere degli spazi, previa verifica con i genitori stessi, per aumentare questo valore. Noi riteniamo che lo sforzo dell'amministrazione comunale in termini di contributi debba essere uguale a quello del 2015, e quindi riteniamo che ci siano e che si debbano trovare le risorse all'interno del bilancio, che è intorno ai 40 milioni di euro, che sono 25-30 mila euro per gestire questa cosa. Riteniamo pure di utilizzare quello che è stato nel 2015-2016 un elemento sperimentale, cioè che siano le stesse scuole a bandire i progetti di formazione per il preposcuola, ma che in ogni caso, non potendo essere che così, gli aspetti contabili e gli aspetti finanziari, e adesso mi spiego, siano gestiti dal comune. Quindi noi vedremmo da una parte il comune che mette i quattrini e gestisce contabilmente il pacchetto di presenze e gestisce anche gli insoluti, perché su 30.000 euro nominali dell'anno scorso mi sembra che ci siano 4.000 euro di insoluti e le scuole non possono consentirsi questo assorbimento. La scuola emana i bandi, okay,
trova le identifica le persone che hanno però un rapporto direttamente col comune, ma sono gestite dal punto di vista operativo dagli istituti stessi. E i genitori fanno uno sforzo nella direzione di avere. Questo potrebbe, noi riteniamo, avere una, come dire, una conformazione tale da poter consentire sia una retribuzione sufficiente e qualificata per svolgere il preposcuola e non fare solo ed esclusivamente del babysitting e del parcheggio, e dall'altra parte di soddisfare le esigenze dei genitori. Fabio Quilini, buongiorno. Italia del Rispetto torna ad occuparsi di questo grande e grave problema che riguarda il preposcuola, riguarda tante famiglie che l'avevano contattata tempo fa, è corretto? Buongiorno a voi. Sì, facciamo un po' di cronostoria. Ripartiamo dall'autunno dell'anno scorso. Sono stato contattato da un gruppo di genitori che appunto erano preoccupati per questo servizio che allora non stava partendo. C'era un po' di difficoltà. Giunta Barbieri, è corretto? Esatto. Questi genitori avevano, qual era la loro preoccupazione? Era il fatto che nell'ambito lavorativo non potevano avere degli slittamenti di orari, quindi il loro datore di lavoro con quella rigidità li aveva messi in difficoltà, quindi o sei qui a questo orario o rischi il posto di lavoro, quindi hanno voluto che noi sensibilizzassimo questa cosa. Abbiamo iniziato questo lavoro che è durato circa una settimana coinvolgendo il rappresentante di classe. E questo lavoro ha portato circa a 500 firme raccolte. Poi nella primavera di quest'anno, ancora con la giunta di centrodestra, siccome il problema era ancora esistente, abbiamo distribuito dei volantini davanti alle scuole per ritornare a sensibilizzarlo. Oggi siamo qui perché dopo la decisione del taglio, attuata dal commissario Pomponio in questo caso. Esatto, adesso noi vogliamo ancora essere vicino a queste 250 famiglie e dire a voce forte che il servizio di preposcuola è un servizio importante, sociale, che va mantenuto. Il Partito Democratico ha fatto una proposta al commissario Pomponio, voi la condividete oppure no? Sì, la condividiamo, esattamente, siamo d'accordo, infatti abbiamo dialogato insieme a loro e quindi condividiamo questa proposta.